Accetto la missione. Questo messaggio si autodistruggerà in 2 secondi. Bene, mi trovo a Chiasso e dobbiamo andare in visita da una mia carissima amica, ma ve lo dico dopo. Sono finalmente arrivato, sono a Chiasso e ho appuntamento con Roberta, titolare della Cippa Trasporti. Mi sta aspettando. Buongiorno, sono Enrico di Assunto, appuntamento con Roberta. Buongiorno Enrico, Roberta ti sta aspettando. Bene. Prego. Grazie. Avanti. Roberta, ciao. Oh, ciao Chicco, come stai? Molto bene, molto bene. Non pensavo nel cuore di Chiasso ci fosse un building del genere e poi sono veramente attratto. Che cosa succede qua alla Cippa Trasporti? Allora, noi ci occupiamo di spostare la merce da un posto all'altro, ma soprattutto quello che è importante è fare in modo che questa merce poi possa essere utilizzata da chiunque di noi, qualsiasi cosa che tu veda. Quindi spostate veramente di tutto, di tutto. Bene, io voglio, diciamo, apprendere l'arte del vostro mestiere. Che cosa mi fai fare? Allora, io direi che la prima cosa è cominciare dalla parte proprio di come noi ci presentiamo, la parte di web marketing e soprattutto tutta la parte innovativa che stiamo portando avanti. Quindi ti accompagno da Michael. Michael è lì che ti aspetta. Okay. Ecco, adesso vai sul piano di sopra che Michael ti sta aspettando. Va bene, ci vediamo dopo. Vado da Michael, mi levo la giacca e mi do da fare. Mi trovo in un'area qua la Cippa Trasporti, anche perché qua si occupano di spedizioni, ma non solo, anche perché bisogna sapere in questo periodo storico, cioè del 2.0, cioè del digitale, saper comunicare nel modo corretto. E mi trovo nel reparto Digital Web. Andiamo a vedere. Ciao, sono Enrico di Assunto. Ciao Enrico, piacere Michael, benvenuto. Bene, che cosa succede qua in questo reparto della Cippa? Questo reparto di Cippa ci occupiamo di marketing e di tecnologia a tutto tondo verso l'azienda. Infatti, per iniziare ti darei uno dei nostri valori, il secondo valore, che è proprio quello dell'innovazione. Dell'innovazione, quindi me lo metto e vediamo di apprendere le vostre innovazioni. Quindi, che cosa succede? Questo è praticamente il primo frame che l'utente incontra quando in questo caso visita il vostro sito, giusto? Esatto, o meglio, ancora prima di diventare un nostro cliente, un nostro utente, in realtà in questo reparto ci muoviamo in più ambiti. Abbiamo tutta la parte legata al brand, quindi lavoriamo sui social media che ormai sicuramente conosci. Certo, assolutamente. Quindi social come Facebook, LinkedIn, YouTube e via dicendo. E poi abbiamo tutta la parte legata proprio ai motori di ricerca. Per farti l'esempio, il motore di ricerca più famoso che anche tu sicuramente utilizzi è Google. È Google, assolutamente. E infatti facciamo molte campagne su Google per aiutare gli utenti che cercano informazioni sui trasporti a livello internazionale ad atterrare sul nostro sito e a fornirgli i nostri servizi. Ok, mi fai vedere qualcosa? Assolutamente. Ok, cerchiamo di andare. Sono qua con Mike, mi ha spiegato un po' di cose e in quest'istante qua alle mie spalle abbiamo due schermate. Sulla parte sinistra c'è il sito della Cippa Trasporti, cioè diciamo il primo frame che appunto il pubblico incontra direttamente dalla rete. Invece che quello che abbiamo qua sulla destra, molto interessante, abbiamo in questo caso il planisfero e ci sono dei dati molto interessanti, anche perché ci fa vedere in questo istante quanti utenti sono collegati, che cosa sta succedendo in questo caso sulla loro piattaforma. E per loro è molto importante avere alla mano questi dati, anche perché in base a questi possono addrizzare il tiro e poter anche, diciamo, affrontare le campagne web in modo accurato e semplice, giusto? Bravissimo Enrico, direi che insomma sei stato completissimo e bravissimo. Per entrare un po' più in dettaglio ti porterei da uno dei miei ragazzi e iniziamo da Giorgio. Andiamo da Giorgio. Ciao Giorgio. Enrico, tutto piacere. Bene? Piacere. Allora, che cosa succede qua nella tua postazione?
Qua sostanzialmente facciamo le nostre campagne sui motori di ricerca, quindi andiamo a individuare le parole chiave che i nostri utenti più spesso usano per cercarci. Noi abbiamo tre aree principali di servizio, sono trasporti, dogana e logistica, e il nostro obiettivo non è portare tutti su una sola pagina del nostro sito, ma su pagine specifiche. Farli viaggiare, diciamo. Esatto, qua ad esempio se tu hai cercato qualcosa relativo alla dogana ti portiamo su una pagina dove si parla esattamente di questo. Rapidamente chiediamo i tuoi dati per poterti ricontattare e dopodiché ti riconduciamo ai nostri commerciali web. Bene, molto interessante. Vado da Diego che devo fare una cosa con lui. Perfetto, ad ora. Eccoci qua, eccoci qua. Ciao ragazzi, sono Enrico D'Assunto. Piacere, Samuele, giusto? Samuele, giusto. E poi invece Diego che mi ha detto di venire qua direttamente. Voi che cosa fate in questo istante? Allora, noi ci occupiamo di tutta la comunicazione sui social. Ah, importantissimo al giorno d'oggi. Siamo qui con Diego, che lo sto istruendo. State preparando un post in questo istante? Sì, in questo momento sì. Un post per Facebook. Avete la pagina anche Instagram? Sai cosa potremmo fare? Potremmo fare un bel post e lo pubblichiamo direttamente su Instagram. Secondo me è un'ottima idea, sai cosa facciamo? Facciamo un bel selfie. Cambiamo tutto il team. Allora, siamo pronti col selfie, guardate in camera direttamente. Ok, selfie l'abbiamo fatto. Bene ragazzi, e io vi lascio, vado a vedere qualcos'altro qua in città e fate più post possibile. Ok, grazie. Mi trovo all'interno di un'ala, qua la Cipa Trasporti, dove fanno una costante e continua formazione. Quello che vedete alle mie spalle sono un gruppo di apprendisti e collaboratori e in questo istante si stanno, diciamo, ritrovando per fare il punto della situazione e appunto formarsi. Molto interessante qua è l'internazionalità che si respira, anche perché in questo istante stanno facendo un meeting su come bisogna, diciamo, interpretare, cioè rispondere a degli ipotetici clienti internazionali, ed è molto interessante anche perché qua si respirano diverse lingue che vanno dall'inglese allo spagnolo, al francese, al tedesco e tutto il resto. Matteo! Ciao! Ciao, sono Enrico D'Assunto, mi hanno detto che di venire da te, che ti occupi della parte commerciale, giusto? Sì. Che cosa succede qua? Allora, qui siamo all'interno dell'ufficio commerciale esterno, perché devi sapere che Cipa Trasporti ha un ufficio commerciale che è composto da alcune unità commerciali esterni e altre persone che si occupano del commerciale interno. Sono persone che lavorano all'interno dell'azienda, anche loro hanno un'attività prettamente telefonica e di quotazione delle proprie richieste, ma guarda, sono al telefono. Buongiorno, sono Matteo Seneca di Cipa Trasporti. Sì, buongiorno, sono Giondo della Fryer di Lugano. Buongiorno, mi dica. Sto chiamando perché devo effettuare il trasporto di una turbina da Lugano a Düsseldorf. Sì, sì. Un momento solo, signor Giondo, la faccio parlare con il mio collega qui di fianco che prenderà i dati necessari. Allora, abbiamo bisogno innanzitutto di sapere la dimensione ed eventualmente anche il peso. Le dimensioni sono 9 metri per 3,70 per 3,30. Ah, bello grande. E il peso? Il peso siamo a 36 tonnellate. Leggero. Un'altra domanda per noi molto importante, abbiamo bisogno di sapere il valore dell'oggetto. Le chiedo questa cosa perché per noi è molto importante, perché siccome dobbiamo assicurare il suo oggetto in modo da farla stare tranquillo, cioè in modo che lei è in relax e per il suo bene in questo caso, per l'oggetto. Quanto vale? Sì, siamo su un valore, siamo sui 250.000 franchi. 250.000 franchi? Ok, ho capito. L'ultima domanda, quando è che ha bisogno l'oggetto? Ecco, in realtà è questo, io avrei anche una certa urgenza, la devo fare, dobbiamo spedirla, dobbiamo inviarla entro fine mese. Beh, in questo momento non è così semplice, però ci diamo da fare e vedrà che riceverà l'oggetto. Va bene, io ho abbastanza dati, la richiamo nel pomeriggio, ho già segnato il suo numero di telefono e la richiamo e le do informazioni più dettagliate. Perfetto. Grazie. Grazie.
Bene, come molto andata? Bene, molto bene. Non è male, cioè me la sono cavata bene. Questo non è un trasporto di sagoma, ma è un trasporto eccezionale. Okay. Quindi bisogna andare giù dai ragazzi dell'operativo agli eccezionali. Però prima vorrei farti un regalo. No, un altro braccialetto, che sì, bello, me lo metto ancora qua. Perché il rispetto, soprattutto quando abbiamo a che fare con i clienti, è fondamentale. Bene, ci vediamo Matteo, è buon stato lavoro. Un piacere. Grazie, ciao. Avanti. Ciao, sono Enrico di Assunto. Ciao, Angelo? Enrico. Sono io. Mi ha mandato qua Matteo, sì, anche perché c'è una richiesta particolare. Okay. C'è un trasporto di una turbina che è pesante, che è di molto valore. Senti, a parte questo, che cosa succede qua nella zona, diciamo, operativa in CIPA? Allora, nel reparto operativo trasporti organizziamo trasporti e coordiniamo i trasporti per tutti i nostri clienti dalla Svizzera per tutta l'Europa, ma anche dall'Italia per tutta l'Europa. Soprattutto siamo molto bravi nel via terra, quindi via gomma, trasporti via camion, ma facciamo anche aereo e mare in caso di necessità. Bene, mi fai vedere qualcosa? Assolutamente sì, io direi di andare a vedere subito la richiesta che ti è arrivata, perché così puoi capire e parlare con Simone e vedere cosa scatta nel momento in cui abbiamo una richiesta di questo tipo. 36 tonnellate. 36 tonnellate, si può fare tranquillo. Andiamo da Simone. Andiamo da Simone. Ciao, sono Enrico di Assunto, piacere. Piacere, Simone. Senti, cosa facciamo adesso? Anche perché mi ha detto Angelo che abbiamo qualcosa di particolare da trasportare, giusto? È arrivata una richiesta molto particolare per una turbina. È un trasporto eccezionale, quindi gli ho chiesto di venire a parlare con te, così almeno gli spieghi un attimino come organizziamo e coordiniamo un trasporto di questo tipo. Perfetto. Prima però, guardiamo il braccialetto, il braccialetto con il quarto dei nostri valori, la passione. La passione, mi raccomando. Che cosa bisogna tenere in considerazione quando trasportiamo un oggetto così grande, ma soprattutto così pesante? Allora, cosa fondamentale è capire se è fattibile. Ok. Quindi noi dobbiamo studiare un itinerario ed è importantissimo sapere quindi da dove a dove dobbiamo trasportarlo e le dimensioni e il peso completo. In questo caso abbiamo fa Lugano-Düsseldorf e quindi penso che passeremo dal Gottardo, giusto? Esatto, passiamo dal Gottardo e potrebbero esserci delle particolarità. Quindi se la merce è molto larga, ci sono vari limiti, ci sono delle finestre precise di passaggio. Ok. Se sono dei limiti molto importanti, potremmo avere una finestra di passaggio di solo 2 ore in tutta la settimana. Solo 2 ore? Esatto, solo il mercoledì sera dalle 23 all'1 di notte. Ma so anche che quando dovete fare un planning della strada, vi avvalete anche di tecnologie come Google Street View e così via, giusto? Esatto, dobbiamo verificare comunque l'accessibilità, ovviamente chiediamo anche le varie conferme di chi è sul posto e delle volte dobbiamo anche effettuare dei survey sul posto, perché non tutte le strade sono valutabili via i nostri sistemi e via Maps. Ok, bene, io vado sempre all'interno qua del vostro ufficio, vado a controllare ancora un paio di cose e nel frattempo ti ringrazio. Perfetto, bravo, grazie, Simone. Buona giornata. Ciao. Mi trovo in un'altra area, quella CIPA Trasporti, è una zona contabilità, ma una zona molto interessante, ma soprattutto molto importante. Siamo in una zona di recupero crediti. Che cosa succede qua? Si devono assicurare le ragazze, in questo caso, che l'azienda recuperi liquidità. Roberta, ci troviamo all'interno dell'ufficio del tuo papà, Fausto Cipà, giusto? Esatto, il fondatore. E quello che c'è alle nostre spalle, il vostro albero genealogico, vuol dire che io vedo una data 1523. Esatto, questa è stata una scoperta incredibile di un parente che neanche conoscevamo, che 3 anni fa ci ha portato questo meraviglioso albero e abbiamo scoperto che la famiglia Cipà già nel 1523 faceva trasporti, aveva diritto di traghetto sul fiume Ticino presso la Murata e lo chiamavano Cefa e da lì nasce il nome Cefa. Bene, cos'altro devo fare adesso? Adesso devi andare con Albert perché devi andare a fare il dichiarante doganale. Quindi, cappellino. Cappellino per la testa. Felpa perché fa freddo. Mi prepara. E giacca. Ci vediamo dopo. Bene, appuntamento con Albert che è sotto. Bene, sempre qua la CIPA Trasporti, andiamo a vedere un altro aspetto molto importante per quanto riguarda il loro lavoro. Che cosa sta succedendo? Sta arrivando un camion direttamente dall'Italia e dobbiamo sdoganarlo, quindi c'è Albert
Ciao Albert, ciao, sono Enrico. Enrico di Assunto. Senti, tu so che sei un apprendista qua, esatto. Giusto? Che cosa dobbiamo fare adesso? Adesso andremo in dogana, vi farò vedere un po' tutto il procedimento di quello che succede la mattina, l'autista okay. che arriva dall'Italia, per poi farlo uscire. Andiamo fuori? Andiamo fuori. Quindi ci prepariamo. Ci prepariamo. California on the birth certificate. Andiamo direttamente in dogana, mettiti la giacca che fa freddo. Esatto. Andiamo. Andiamo. Albert, ma c'è un tempo terribile, ma ci bagniamo. Fa parte del nostro lavoro. Ci aspetta in dogana. Ci aspetta in dogana. Quindi dobbiamo fare prima l'importazione, quindi il palazzo di vetro e andiamo. La cosa bella è che sono l'apprendista dell'apprendista. Esatto. Finalmente arrivati, questa qua è la porta, diciamo, sembra la porta di mezzo della terra di Mordor, cioè, a parte gli scherzi, questa è una porta doganale, entriamo dentro gli uffici, piove purtroppo, però le merci non possono aspettare. Eccoci, dobbiamo prendere i documenti. Ciao. 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 Buongiorno. Grazie. Allora, questi qui, Albert, questa qui è la documentazione che ci serve. E adesso dobbiamo andare in dogana per poi farlo ripartire, giusto? Esatto, sì. Perché dobbiamo fare tutte le pratiche doganali. Esatto. Bene, dacci un po' di tempo, noi facciamo e ci vediamo dopo. Puoi andare in avanti. Ok, abbiamo mandato il trasportatore direttamente alla pesa e poi vedremo che cosa ci dice. Noi, noi abbiamo un bel po' di cose da fare, mi sembra. Tante, tante, tante. Grazie. Bene, siamo all'interno degli uffici doganali e dobbiamo fare un po' di roba. Un po' di roba, Andiamo. Enrico, allora siamo nell'ufficio importazione, sì. Di conseguenza i funzionari devono controllarci i documenti. Quindi glielo diamo. Esattamente. Ok, vai. Vai. Ciao Karen. Ciao, grazie. Quindi che cosa ha fatto Albert? Ha consegnato direttamente i documenti a Karen, loro dovranno fare il loro check di diritto. Esattamente. Poi quando ce li dà possiamo darli al trasportatore e possiamo far andare tutta. Se è per loro tutto a posto, sì. Ok, aspetta un attimino. Prendo io. Vi faccio vedere qualcosa di veramente interessante che c'è qua in dogana. Beh, avete presente quando andate all'aeroporto e vi controllano? Beh, questo è uno scanner gigante, serve per controllare letteralmente i camion per vedere se ci sono sostanze pericolose, persone nascoste. E qua in dogana hanno uno scanner gigante, molto interessante. Un po' di coperto, sono sul piazzale doganale che in questa zona fanno il controllo visivo di tutto quello che entra in questo caso dall'Italia. E una curiosità che mi ha detto un amico, c'è questa doccia, no? Adesso non l'attiviamo, che serve in caso di materiale radioattivo, cioè, cioè materiale che può essere pericoloso, viene azionato e in questo caso ci va a pulire. Vado a cercare Albert perché so che dobbiamo controllare e dobbiamo fare la pesa direttamente. Cosa sta succedendo adesso? Guarda, allora abbiamo il camion in pesatura. Ok. Di conseguenza, una volta che è tutto a posto, il funzionario ci dà l'ok e poi il camion può andare tranquillamente. Io ho i documenti e vediamo. È stata una bella trafila, eh? Sì. Quindi ti tengo. Quindi andiamo a vedere che sia tutto a posto, chiediamo al funzionario doganale e lo mandiamo via. Dovremmo fare un controllo del peso, se gentilmente mi può dare il documento del veicolo, grazie. Grazie, gentilissimo, arrivo subito. A posto? A posto, grazie. Grazie mille. Ok, grazie, può proseguire. Bene, salve, sono qua con un funzionario doganale e a questo punto è tutto a posto, avete controllato? Tutto a posto, abbiamo controllato il peso, rientra nella normativa svizzera per i veicoli a due assi delle 18 tonne, può proseguire tranquillamente il suo tempo. Quindi lo possiamo accogliere in casa. Esattamente, esattamente. Bene, allora gli do i documenti perché sennò non va tanto lontano. Questi sono tuoi. Grazie. La ringrazio. Ancora. Arrivederci. E mi raccomando, fai inversione perché da lì vai in Italia. Torna indietro. Buon viaggio. Buon lavoro ragazzi. Dai, bravo.
core business della CIPA Trasporti è occuparsi di organizzare trasporti terrestri, soprattutto in tutta l'Europa. Quindi noi qualsiasi merce, dalla paletta fino ai pezzi da 300 tonnellate, larghi 7 metri, possiamo organizzare il trasporto ovunque dove necessario. Mi trovo in un'altra location, poco distante a Chiasso, e vado all'interno dei magazzini CIPA Trasporti e vediamo che cosa succede. È una zona particolare per la CIPA Trasporti, anche perché qua la merce spesso è in transito oppure c'è della merce che deve essere smistata per la dogana e andare verso altri lidi. Esiste un apprendistato di specialista di spedizione, ma purtroppo in questo momento in Ticino non è attivo. Come associazione ci stiamo lavorando per renderlo nei prossimi anni anche fruibile qua. Oggi è l'apprendistato generico dell'impiegato di commercio. Bene, voglio fare il lavoro che mi stanno insegnando tutta la mattina e ho preso un desk a caso. Sono di fronte al loro sito, in questo caso è una schermata del gestionale di è tutto quello che è. CIPA Trasporti, buongiorno. Dzień dobry, czy można rozmawiać o transporcie? Che lingua sta parlando? Speak English? No. What language? What is language? Polacco. Okay. Polacco. Qualcuno parla polacco qua? Dai. Polacco? Cioè qui parla. Allo? Allo, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać się o transport. Jaki transport? Skąd to? Włoch. Bene. Grazie, tu sei? Alessandro. Ciao Alessandro, sono Enrico di Assunto. Senti, in che lingua stava parlando? In polacco. In polacco. Ecco, per farvi capire, qua la CIPA Trasporti si respira sempre un'area di internazionalità. Io non parlo una sola parola di polacco, ma in questo caso è arrivato Alessandro, il mio soccorso, e mi ha salvato da questa situazione. Ti saluto. Ciao. Grazie. Ecco qua, Robby, ciao! Ciao, Chicco! Allora... È stato pazzesco, non pensavo che il mondo dei trasporti, della logistica, delle merci potesse essere così interessante. Tu pensi che possa affrontare questa professione? Guarda, io penso proprio di sì. Ti manca solo una cosa e l'hai sperimentata. Allora, prendi questo pacco e vai in Polonia a imparare il polacco prima di cominciare. Bene, vado in Polonia con amore. Grazie, Robby! Grazie, Chicco. A presto. È arrivato il momento di tornare a casa. È stata una puntata pazzesca, non pensavo che il mondo della logistica e dei trasporti potesse essere così interessante. Non mi rimane altro, anzi, non mi rimane altro che rimandarvi alla prossima stagione di Assunto con altre nuove aziende.